Il CRO ha raggiunto un'area di supporto dopo questa fase veramente, veramente difficile che sta attraversando negli ultimi giorni. Oggi rispondiamo a questa domanda. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi invito ad una caccia al tesoro perché faremo un video per trovare l'area di supporto, l'area in cui può essere definito tecnicamente conveniente l'acquisto del token di Crypto.com CRO, che è stato il nostro cavallo di battaglia da maggio più o meno. Poi siamo usciti qualche giorno fa. Adesso bisogna trovare una nuova area di buy. Andiamola a scoprire, andiamola a trovare in questa caccia al tesoro. Andremo quindi a cercare una serie di indizi attraverso sempre l'analisi di alcuni dati per scoprire se effettivamente i prezzi attuali del CRO potrebbero già essere arrivati ad un'area di supporto. Andremo a vedere una serie di dati, compreso anche il grafico e dei livelli di supporto, dei livelli di prezzo che già ho disegnato così per velocizzare questa caccia al tesoro. Li scopriremo insieme, ragazzi, e poi andremo a fare le nostre conclusioni. Pronti? Via! Break news però, perché ragazzi, devo farvi vedere una cosa. Nello scorso video vi ho detto ok, sono uscito, ho spostato il CRO in BTC e poi li ho rimessi in un servizio di Crypto.com. Qual è questo servizio? Ve l'ho chiesto nei commenti, mi avete chiesto tutti di svelarvi qual è questo servizio di Crypto.com. Lo andiamo a vedere oggi perché ci ricolleghiamo nel primo tassello della nostra caccia al tesoro. Ecco dove ho spostato quello che è uscito fuori dal disinvestimento del CRO dovuto all'operazione di trading che avevo fatto a maggio, ragazzi. L'ho spostata sulla DeFi Swap di Crypto.com. Adesso vi ingrandisco, ecco la nostra tabellina che avevamo analizzato, ragazzi. Allora, DeFi Swap di Crypto.com, un servizio che ho analizzato tempo fa. Trovate il mio video sul canale, andate a dare un'occhiata a questo video perché vi spiega che cos'è, cosa fa e quali erano i rendimenti. Perché ho messo, diciamo, un investimento in questo momento parcheggiato sulla DeFi Swap di Crypto.com? Perché il rendimento è molto elevato rispetto agli altri. E in questo momento che era necessario, diciamo, spostare una liquidità in Bitcoin da qualche parte, quello che ritengo essere in questo momento il servizio più redditizio è proprio il DeFi Swap di Crypto.com. Lo vedremo in questo video perché ha una API ancora del 20% ed è sicuramente molto rilevante. Qui ho fatto un esempio con 10.000 dollari e 1.000 CRO detenuti in stake per 4 anni. Adesso voglio sapere chi di voi ha optato per la stessa scelta, quella di utilizzare il DeFi Swap di CRO, e ha fatto questo tipo di operazione come l'ho fatta io, perché due di voi l'hanno già scritto nel mio video precedente. E se non l'avete fatta, ragazzi, scrivetemi qual è stata la vostra scelta, come vi siete comportati in questa fase, cosa state facendo e quali sono le vostre idee, i vostri dubbi, anche perché se avete un po' di perplessità e me li scrivete nei commenti, ragazzi, parliamo in maniera più semplice e posso chiarirvi le idee in maniera estremamente veloce. Ci ricolleghiamo al primo tassello della nostra caccia al tesoro, perché il DeFi Swap e soprattutto il rendimento del DeFi Swap è proprio il tassello principale, il primo che ci fa analizzare quale sarà poi l'eventuale area di prezzo relativa al token di Crypto.com. Allora, ragazzi, il forecast API 20% ci può essere utile perché attraverso questo dato noi riusciamo a capire se effettivamente il prezzo del CRO può essere ancora elevato e deve scendere ancora un altro poco, oppure già a un livello corretto. Andiamo a capire perché e andiamo a fare riferimento a un altro servizio di DeFi che è quello di Uniswap, perché attraverso il confronto con quello che è il rendimento della pool di Uniswap noi riusciamo a capire se effettivamente questo livello di rendimento, che è collegato, ragazzi, al prezzo del CRO, perché
se il prezzo del CRO scende, questo rendimento di conseguenza, essendo dato in CRO, scende automaticamente, quindi si livella anche il rendimento, perché il rendimento è calcolato in dollari, quindi scendendo il prezzo del CRO scende anche questo livello che vedete. Andiamolo a confrontare con il suo competitors principale, che è essenzialmente proprio quello di Uniswap, ragazzi. Allora, questo tipo di tabellina la trovate sulla menu farms e ci indica tutti quelli che sono i rendimenti delle varie pool di farming. Allora, certamente ragazzi non andiamo a confrontare quella che è la pool di crypto.com con pool piccoline con pochissimi volumi, perché non avrebbe nessun senso. Confrontiamola col competitors, chiamiamolo così, principale, che è appunto quello di Uniswap. Su le pool di Uniswap il farming è sceso tantissimo da quando era iniziato, ma va dal 12% di Ethereum BTC al 22 di Ethereum DAI. Quindi ragazzi, in media, essendo la pool di Uniswap collegata ai rendimenti delle singole coin, mentre quella che abbiamo visto di crypto.com non è collegata alle coin che andiamo a mettere in swap, ma bensì è collegata al totale della liquidità data a questo servizio, allora dobbiamo andare a fare una media di questi rendimenti. Quindi direi, ragazzi, prendendo in considerazione sia questo 12-13% sia questo 22-23%, vabbè ragazzi è facile, intorno al 17-18%. Quindi da un punto di vista di analisi dei rendimenti dei competitors, dei servizi che sono essenzialmente simili, il livello di prezzo del CRO è più o meno arrivato al livello corretto rispetto a quello di Uniswap, per esempio, perché anche il rendimento di Uniswap è pagato in uni. Quindi se volessimo confrontare queste due unità di misura, che sono totalmente differenti, utilizzando i rendimenti che si possono conseguire con il servizio pool, allora potremmo dire che il prezzo del CRO è più o meno arrivato ad un punto di equilibrio. Mancherebbe un 2-3%, ragazzi, ancora di riduzione, cosa che comunque ha fatto oggi nel grafico, poi è ritornato su. Però c'è anche da dire che in questo momento il token di crypto.com dà una serie di altri servizi che non li dà ovviamente quello di Uniswap, quindi bisogna anche prezzare questi servizi aggiuntivi. E tra le altre cose, ragazzi, poi bisognerebbe anche considerare che i rendimenti del DeFi Swap sono collegati anche al numero, alla totale liquidità, scusate, messa dentro il servizio. Però non ci confondiamo, se no la nostra caccia al tesoro non esce più. Quindi in questo momento l'informazione che otteniamo da questo primo tassello che abbiamo trovato facendo Sherlock Holmes è stato quello che il prezzo del CRO è arrivato su un livello di area probabilmente stabile per quanto riguarda il prezzo. Passiamo allora all'analisi del secondo tassello, quello molto importante dopo un'analisi di natura fondamentale come questo, cioè il grafico, ragazzi. Quindi ci spostiamo sul grafico per analizzare l'area, due aree che vi ho messo a confronto, e vedere che cosa potrebbe succedere da un punto di vista di analisi tecnica. Eccoci davanti al grafico del CRO contro Tether, ragazzi, e l'exchange è OKX, che è quello che ha su TradingView il grafico migliore per quanto riguarda il CRO. Time frame a 1D, primo livello di area. Come se cosa utilizziamo? Fibonacci, perché in questo momento con un token che era salito tantissimo, l'area di Fibonacci rappresenta il livello da un punto di vista emotivo, secondo me. Quindi parliamo di emozione, quindi di mercato emotivo, è il più importante. Ci sono due aree che possiamo scoprire in questa nostra caccia al tesoro, ragazzi. La prima area di livello di supporto di Fibonacci la trovate indicata qui, ed è l'area tra lo 0,5 e lo 0,61,8 di Fibo, che è sicuramente l'area più rilevante di supporto. Quindi il primo livello di supporto di Fibonacci probabilmente è stato toccato proprio nella giornata di oggi, cioè lo 0,5. Se la struttura della
della FOMO negativa, quindi questo panic selling che ha riguardato il token negli ultimi giorni, dovesse continuare, potrebbe anche raggiungere quest'area qui da un punto di vista di analisi tecnica, che a quel punto, ragazzi, potrebbe risultare un'area anche di eccesso di vendita, perché sia da un punto di vista di analisi, l'abbiamo visto poco fa, del rendimenti offerti dal DeFi Swap paragonati a quelli di Uniswap, sia da un punto di vista di considerazione anche dei servizi connessi al CRO, che sono comunque quelli legati anche ai vari earnings, per quanto siano stati modificati, ma anche servizi della carta e quant'altro, probabilmente quest'area potrebbe anche fungere da area di eccesso, e la stessa informazione la potremo anche ottenere se andiamo anche a guardare per esempio il dato sull'RSI. RSI che sta andando verso la sua area di chiusura di questa fase ciclica, che è poi un'area di eccesso di ribasso. Ora, questo tassello quindi ci dà un'informazione: se dovessimo ragionare in termini di un ulteriore eccesso di ribasso dovuto magari al panic selling che poi capita, ragazzi, sui grafici, capita, diciamo, sulle criptovalute in maniera abbastanza frequente, potrebbe raggiungere ancora un meno 9, vedete, meno 6, meno 9, quindi queste zone qui. Quindi, ok, in panic selling ulteriore siamo qui. Confrontandolo con il meno 3 più o meno che ci indicava il DeFi Swap, sostanzialmente, ragazzi, siamo su un livello giusto da un punto di vista di oscillazione, perché poi alle cripto dobbiamo dare anche margine di oscillazione, e sicuramente un 5-6%, ragazzi, non è un margine di oscillazione ampio per quanto riguarda le criptovalute. Abbiamo trovato il nostro tesoro, un'area di prezzo, anzi ve la faccio rivedere come area proprio di prezzo, anche da un punto di vista di price contro USD, che va da 10 centesimi, 10,07, ora siamo a circa 11 centesimi, più o meno in questa area 0,095 centesimi. Potrebbe essere questa un'area di acquisto in pullback del CRO mentre sta andando giù, ragazzi? Qui intervengono una serie di considerazioni. Intanto, la prima: io non do consigli finanziari. E poi una seconda considerazione: bisogna essere dei trader per andare poi a gestire delle operazioni di trading come quelle che abbiamo fatto noi negli ultimi periodi. Quasi sempre quando agisco relativamente a questi tipi di operazioni aspetto delle inversioni di trend su time frame giornalieri o un poco più piccoli, anche in questo caso potrebbe andare bene anche un 4 ore, 2 ore. E aspetto, perché sono un trader che applica questo tipo di strategia, preferisco ragionare in questo modo, ma moltissimi magari preferiscono invece acquistare intorno a un'area di prezzo utilizzando la tecnica del piano di accumulo, che, perché no, ragazzi, in queste situazioni diviene una tecnica interessante da utilizzare. Invece volete approfittare utilizzando una serie di strategie, è chiaro che dovete essere formati, ragazzi, da un punto di vista di trading, e quindi io vi sprono sempre a quella che ritengo il più grande investimento che tutti gli investitori potranno fare nella loro vita, cioè formarsi, ragazzi, imparare anche le tecniche di trading. E poi questo tipo di investimento lo stiamo seguendo chiaramente nella mia Academy. In Academy ragioniamo su una serie di investimenti e il CRO sicuramente è sempre lì a dare il contributo. In questo momento siamo in flat, ma stiamo attendendo appunto dover entrare. In Academy avremo delle analisi approfondite insieme a delle altre che stiamo già prendendo in considerazione per rientrare, perché in questo momento il mio portafoglio cripto sulle altcoin, badate bene, dopo maggio, ragazzi, è completamente flat. Cosa ne pensate voi di questa area di prezzo che abbiamo trovato? Cosa ne pensate, ragazzi? Rispetta le vostre indicazioni, rispetta le vostre idee, quelle che effettivamente vi eravate fatti in questi giorni? Scrivetemelo nei commenti, ragazzi, diamo anche un'opinione complessiva, vediamo se anche quest'area di prezzo era coincidente con la vostra, quindi se avevate trovato quest'area oppure avete anche un'opinione diversa, perché no, ragazzi, scrivetemela nei commenti.
Sì, per oggi è tutto. Abbiamo trovato un bel tesoro, ragazzi, perché potrebbe essere anche una buona opportunità, perché no, di rientrare su una cripto che ci ha dato grandi soddisfazioni quest'anno. Avremo ragione o non avremo ragione, vedremo un po' quando invertirà. Guardo il grafico io nel frattempo, ragazzi, perché ho sempre l'occhio sul prezzo. Fatemi sapere cosa ne pensate e come sempre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!